Ragazzi, il vlog del Crankworx inizia non bene. Di prima mattina dall'osteopata, ragazzi. Mi abbassi tutta la punta, perché allora la sua mobilità articolare di caviglia non è il massimo. Beh, diciamo che i colpi ne ha preso queste caviglie, no, quindi ci può stare. Stasera ce ne dona. Allora, anzi. Siamo arrivati, ragazzi, e siamo nella stessa stanza dell'anno scorso, con la piccolissima differenza che quest'anno fa un caldo della Madonna, ragazzi. Programma di adesso, ragazzi, come ogni Crankworx: accreditation, course check. Pulizia bici, che non l'hai pulita, allora, ieri, okay. L'ho visto, bastardo. No, non c'avevo voglia, ragazzi, io lo so, tutti vengono qui con la bici bella pulita, nuova, telai nuovi. Sono i commenti Toto sporcaccione. Ma perché è così la bici, ragazzi? Quando è un po' più... mantiene lo stesso feeling di quando avete fatto le prove. Però dai, una leggera pulitina gliela diamo, dai. Ragazzi, c'è una sorpresa anche per voi. Perché c'è un monopattino elettrico nella mia macchina, ragazzi? Non si può dire, lo scoprirete guardando il video. Tiriamo giù la bici. C'è il lavaggio bici, ma come sapete bene, le bici meno acqua prendono, meglio è. E soprattutto la mia bici non è che c'è sul fango, c'è su un po' di polvere. Userò questo Puli Super di Sprite, ragazzi, che è sostanzialmente una schiuma che voi sparate su tutta la bici, sul telaio, e poi passate con un panno e fa da pulizia e vi protegge poi il telaio. Ovviamente anche un po' di pulitore per la catena, così la detergiamo per bene. L'ultimissimo tocco, ragazzi, è ovviamente mettere un po' di lubrificante proprio dentro i cavi del rotor per farlo frenare al top bello lineare. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i prodotti Sprite, che vi ricordo sono tutti biodegradabili. E italiani. E italiani. Ok, adesso andiamo a vedere tutte le novità che presenta questo Crankworx di Innsbruck 2021. Wow, ma qui è cambiato proprio tutto. Wow, ma anche il corso è cambiato completamente. Addirittura l'area riders nuova. Ma anche l'erba è diversa quest'anno. C'è una grossa differenza quest'anno nel corso. Era veramente tantissimo che l'attendevo. Questa modifica veramente cambierà tutto, ragazzi. La scala nuova. A parte gli scherzi, ragazzi, in realtà il corso quest'anno è decisamente più asciutto. I primi rider stanno già girando e stanno arrivando lunghi, che cosa positiva, perché l'anno scorso si arrivava solo corti, ragazzi. Bello! Oh, cazzo, quest'anno si gira veloci. Ok, Toto, unpopular opinion. I contest sono belli solo per chi li guarda. Non posso negare l'affermazione. Evoluzione della faccia da contest dopo aver fatto il pulitante. La faccia da contest, eccola. Perplesso, misto, infastidito. Esatto. Come quando ti svegli la mattina. Bravo. Sempre bello fare i trick su sti salti, però prima di fare il trick c'è sempre quella la paurina che dici boh, però in realtà quando lo spingi hai talmente tanto tempo per farlo in aria, poi lo fai bene, cioè. Ragazzi, adesso vi sveleremo perché abbiamo un monopattino elettrico in macchina della Ducati. Per una persona veloce abbiamo preso un monopattino velocissimo, ragazzi. Hey, look at it. How are you? Good, and you? You good? The beast. Look at it. It's brand new, man.
Comunque, ragazzi, in realtà l'abbiamo dato a Troy Brosnan, che in questo momento, quando abbiamo registrato il video, è primo nel World Cup Standings di Downhill. La storia è stata divertentissima perché in realtà mi ha scritto il suo meccanico, Andrea, che è il meccanico italiano che lavora appunto per Canyon, e mi fa: Toto, non è che riesci a recuperarmi un monopattino elettrico per Troy, che lo vuole assolutamente per far le gare nei paddock con gli altri? E ho detto: ma che cazzo è? Ho detto: fammi sapere dove lo trovi. E sono andato a prenderglielo e l'ho portato a Nisuru, perché anche loro fanno la gara di DH qui. E di monopattini. E di, poi di monopattini nel parcheggio, classic. Riscaldamento l'abbiamo fatto, direi che è proprio giunto il momento di iniziare a sendare i veri trick, ragazzi. Far salire un po' queste... L'ansietta. Far salire questa ansietta, esatto. Che paura! Con la... no. Era digestivo. Del... Credo che double flip su questo salto non l'abbia mai fatto nessuno. L'unica cosa difficile sarà che in gara, come voglio fare 3-6 da lì, dovrò tirare precisissimo in cima, pedalarli sotto e farlo. Soprattutto se c'è per caso un pelo di vento davanti. Quello è il problema, ragazzi, nei contest, che non sai mai quel giorno come saranno le condizioni del tempo. Quindi incrociamo bene le dita, raga. 12 seconds later. Piccolo aggiornamento, no, non era pioggia quella che stava cadendo. Porca di quella puttana. Ieri sera ha diluviato veramente tantissimo. Ieri abbiamo detto: ok, domani non si gira. Invece avranno cambiato qualcosa nel drenaggio dei percorsi, ma è veramente perfetto. Update sulla faccia da contest. No, ragazzi, dovete sapere che il giorno del contest, la parte più lunga della giornata è quando tu hai già fatto le prove e devi aspettare l'arrivo del contest della tua run. Ragazzi, prima della finale, giusto per non appesantirsi, anche se è un po' sciolta perché c'avevo nello zaino sotto il sole, ma ballettina di Protein Works. E ricordatevi che trovate sempre il link in descrizione, raga. Adesso c'è Jacob prima di me e bisogna sendare tutto, perché tutti stanno sendando di brutto oggi, ragazzi. Dai, cazzo, fanculo, dobbiamo farla, portiamo la cazzo a casa. Oh,
l'abbiamo fatta. 2 anni per fare sta run. Run say the man from Italy, how high can he go? He launches into first position. 93.25 to Tocone Isto. 93.25 raga ho preso. Sì cazzo. Finalmente cazzo, dopo 2 anni a cercare di fare sta cazzo di run, raga, l'abbiamo messo insieme. Tutta settimana che proviamo per questo, cazzo. Ok raga, manca poco alla fine, per adesso sono terzo, quasi finita anche la seconda run, adesso c'è solo mio compagno Fedko. Proverò a fare qualcosa in più per vedere se riesco a prendere ancora qualche punto. Let's go! Cioè, seconda run, ho fatto il drop, ho fatto 3 bar, sono entrato bene, però proprio pedalato ho sentito aria di brutto. Vedendo Lemoine cartellare in double flip poco prima di me, ho detto no, sono contentissimo così ragazzi. Questo sai chi lo dedichiamo? Quei pochissimi commenti che dicevano, ormai fai solo i video su YouTube, vedremo al crash. Lo dedichiamo poi invece all'altra parte a tutte le persone che supportano sempre. Ragazzi, questo podio per voi. Siamo giunti anche alla fine di questo video. Non avevo aspettative, non avevo l'obiettivo di arrivare per forza sul podio. Volevo solo finire la mia run, portarla a casa, siccome è da praticamente dall'anno scorso che l'ho programmata. Nel crank course dell'anno scorso non sono riuscito a farla. Quest'anno finalmente sono andato finally incazzato, ho fatto le prove veramente perfette. È andato tutto benissimo, sono contentissimo di comunque non essere mai caduto. Ho portato a casa la pelle, diciamo, guarda, e soprattutto la mia caviglia, ragazzi, che avete visto inizio video, andati da Loris proprio per sistemarla, caviglia è a posto. Quindi adesso per il prossimo contest, il prossimo crank course, passeranno un po' di mesi, che sarà probabilmente a settembre in Canada. Ragazzi, meglio di così non poteva andare, mi sono anche divertito. Grazie mille di aver visto il video, iscrivetevi come al solito e supportate il canale. Vediamo se adesso qualcuno ha il coraggio di scrivere nei commenti, che si fa solo lo youtuber. Vediamo, vediamo. Secondo te devo lasciare il posto fisso per 7.000 euro di merda di più sopra il TFR? Ma è del mestiere questo, no?